due nuovi corsi all'Ipsia. Come mai questa scelta? Immagino anche un po' facendo un'indagine sul territorio. Sì, allora i due nuovi corsi attivi da quest'anno, che sono servizi culturali dello spettacolo e legno e arredo d'interni, esprimibili per le iscrizioni già da gennaio in vista del settembre 2023, sono nati su sollecitazione del territorio, su richiesta di profili da formare necessari alle aziende del territorio. Allora c'è tutto il filone delle aziende nautiche umbre, quindi cito solo alcuni esempi come Canalicchio S.p.A., Paolini S.p.A., ma anche Vilania, cioè aziende che si occupano di legno, che cercano figure formate per questo settore e su sollecitazione di Confini Umbria abbiamo creato questa rete con delle manifestazioni di interesse inviateci da queste aziende che poi hanno contribuito a rafforzare la nostra richiesta. Per quanto riguarda servizi culturali dello spettacolo, già nel 2020 venne un gruppo di genitori a chiederci di istituire tale indirizzo. Quest'anno, dopo alcuni tentativi, siamo riusciti a ottenerlo e abbiamo stipulato una convenzione con Umbria Film Commission per far sì che i nostri studenti possano svolgere attività di tirocinio negli studios cinematografici. Ricordo che qui abbiamo Papigno, il nostro territorio, che è Cinecittà 2, e anche set cinematografici, c'è cioè il centro multimediale a Terni, no? Ci sono, ecco, anche altre realtà. La figura che andremo a sfornare è quella di una figura tecnica che possa rispondere a capacità di montaggio, di luci, audio, suono e allestimenti scenografici, ma non diciamo in termini da regista, ma in termini tecnici, cioè tutto quello che è il supporto all'attività dello spettacolo e del teatro. Mentre l'altro profilo, quello legno arredo d'interni, in realtà non è il falegname come qualcuno potrebbe pensare, no? Il falegname di una volta, è una persona capace di lavorare il legno con i macchinari attuali, ma anche di progettare un arredo d'interno, quindi figure richieste anche da mobilifici, aziende d'arredamento, eccetera. Quindi le prospettive occupazionali sono numerose e il territorio ternano può assorbire queste figure perché le aziende hanno bisogno di un ricambio generazionale.